Ciao a tutti, sono Barbie Xanax, sono qui per reactare al trailer del film horror basato su Winnie the Pooh. Ora stai dicendo, cosa stai dicendo? Sì, hanno fatto un film horror su Winnie the Pooh con lui che è praticamente un serial sciroccato e io non vedo l'ora di vederlo, quindi ho detto no, non guardo il trailer, lo voglio guardare con voi e gustarmi tutta questa roba. E come al solito, se vi va di supportare il mio canale, potete farlo con un like, un commento, seguendomi su Instagram, perché molti che insomma invitano alle anteprime o scelgono per le collaborazioni guardano solamente i followers su Instagram, quindi se vi va ad aiutarmi, grazie, mi aiuta un sacco. Potete aiutarmi anche lasciando un commento qui sotto, salutando Ale, il nostro amico algoritmo, oppure potete abbonarvi per avere così vicino al nome un emoji personalizzata. Ma ora, siamo pronti a vedere questo video di Winnie the Pooh? Io sinceramente no, non so quanto sono pronta. Allora, non so, non mi ricordo bene se la produzione fosse nord europea o qualcosa, però in generale in nord Europa stanno in fissa con queste cose. Prendere qualcosa di tranquillo, tipo il coniglietto pasquale, e trasformarlo in un horror. Io posso dirvi una cosa? Adoro, mi piace un sacco. Quindi, vediamo, siamo pronti. Ok, c'è una foresta. Madonna, comunque che bella inquadratura. Vabbè, l'inquadratura iniziale è un po', se la sentimo, Kubrick in Shining, che ormai è diventata onnipresente in tutti i film horror. Poi ci stanno, insomma, questi due ragazzetti innamorati. Lui gli fa, ti devo mostrare una cosa. Vanno in una foresta, bella fotografia, We need to leave. Oh, ma lui è Christopher Robin, il protagonista è Christopher Robin, oh mio Dio, non avevo capito. Lui praticamente porta la fidanzatina e ci sono tipo delle urne di miele o cinerarie dove dice, vedi qua c'è io, c'è Winnie the Pooh, Pimpi e roba del genere, c'è pure una sorta di io rip, quindi io è andato, ciao. Che bella fotografia. Ma sembra una figata, praticamente inizia col fatto che Christopher Robin ha abbandonato Winnie the Pooh e Winnie the Pooh è diventato uno stronzone. E quindi vediamo Winnie the Pooh che insomma fa pure un pochino il maialone con le tizie in piscina svestite, che insomma allunga le mani e fa cosacce. Che figata! Ok, è il classico horror, un po' così, un po' slasher, un po' così, però onestamente sembra una figata, sembra davvero una figata, non tipo altissimo cinema, ma quegli horror così B-movie e sembra una figata di quel tipo. No! Ma nel finale c'è anche il titolo che si chiama Winnie the Pooh, Blood and Honey, quindi sangue e miele, e anziché scivolare solamente sangue c'è l'inondazione di miele rossato. Madonna, ma che meraviglia! Quando esce? C'è un bonus dopo i title? C'è una sorta di facocero, forse quel facocero è Pimpi? No, comunque è una figata, sinceramente, è una figata che secondo me potrebbe arrivare quasi ai livelli di Death Snow. Sinceramente Death Snow secondo me è inarrivabile, perché secondo me è super super divertente e anche così politicamente complicato, divertente, critico, che inarrivabile. Però sinceramente mi sembra una figata allucinante. Voi lo vedete, avete visto il trailer? Avete saputo della storia? Perché io ho detto, ok, ci faccio un video semplicemente perché ho detto sicuramente nessuno sa questa roba, che sta uscendo questo film. Io appena uscirà, non so se in Italia uscirà, nel caso uscirà in Italia o nel caso sarà reperibile in maniera pazzerellina in Italia, io lo guarderò e quindi voglio, insomma, siete preparati così lo guardiamo, ci guardiamo insieme. Io parlo di questi film, sinceramente ci guardiamo in tre in Italia e soprattutto da quando mi sono abbonata a Mubi, addio, non facciamo, cioè io non vivo più. Questo era tutto
non lo so, mi è piaciuto un sacco questo trailer. Adesso ho tipo 1000 aspettative da horror B-movie come si deve. Già la fotografia mi piace veramente tanto, molto carina, sinceramente, ci sta. Molto plasticosa, però dai, ci sta, un film horror un po' così. Voi che cosa ne pensate? Se non l'avete visto, guardatelo, voglio sapere tutta la vostra roba. Se state BD, è un po' trash. Eh sì, è volutamente un po' sopra le righe, io la adoro per questo, è consapevole d'essere un po' sopra le righe. Ma voi, se avete dei film strani a cui... se avete dei film strani che attendete, che dobbiamo assolutamente conoscere, linkatemi qui sotto, oppure ditemi il nome qui sotto perché mi sa che i link sono bloccati. Ditemi come si chiamano i film che attendete e voglio scoprirli. Più strani sono, più adoro. E mi raccomando, a settembre inizia anche la rubrica sui film strani, quindi... noi vediamo insieme, grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video oppure ci vediamo su Instagram. Ciao! Ciao!